fece pace tra i palmizi. Aspramente si combatte sulle montagne del Rif che esaltarono la nostra adolescente fantasia attraverso le ingenue avventure salgariane. Oggi ribelli bene armati e guidati mettono a dura prova i migliori reparti francesi. Intanto il discusso sultano Ben Arafa decide di lasciare il trono, nella speranza che il suo sacrificio possa contribuire alla distensione degli animi. Si ritirerà a Tangeri, lontano dagli intrighi e dai trabocchetti di una politica che lo ha schiacciato. Probabilmente non rimpiangerà una corona troppo pesante. Le Nazioni Unite nel frattempo decidono di discutere la questione dell'Algeria. Il ministro degli esteri Pinet risponde: è con profonda amarezza che dichiaro di non poter prevedere quali saranno le conseguenze di questo voto sulle relazioni tra la Francia e le Nazioni Unite. Sulle relazioni tra la Francia e l'organizzazione delle Nazioni Unite. Dopodiché decide di abbandonare l'aula. Nella sua lunga storia la Francia ha attraversato periodi ben più amari. Ha sempre trovato in se stessa la forza di superarli. Vi riuscirà anche questa volta.